to my story, all about the girl who came to stay. Con la morte di John Lennon, che era il cervello del gruppo, scompaiono anche i Beatles, in qualche modo. Per 10 anni, da quel gennaio 1971 in cui si sciolsero, si è parlato di un possibile ritorno alle scene del complesso più popolare che sia mai esistito. Ora non è più possibile. Era stato proprio John Lennon il fondatore del quartetto. Nel 1955, quando aveva 15 anni, girava per Liverpool strimpellando una chitarra. Suo unico amico, un ragazzo di 13 anni, Paul McCartney. Insieme misero su il complesso dei Quarrymen e più tardi, con George Harrison e il batterista Pete Best, nacquero i Beatles. Un nome che scaturì da un insulto. Fu un vecchietto che, sentendoli suonare, urlò: «Ehi, voi mi sembrate dei luridi scarafaggi, dei Beatles!» E Paul McCartney scoppiò a ridere. «Bello, ci chiameremo così, Beatles!» Ossia una parola che non significa un bel niente e che è l'incrocio di scarafaggi e di beat.